Uomini e donne oggi, arriva una segnalazione shock, Manuela Carriero in crisi. Anticipazioni uomini e donne, puntata di oggi, tutti i colpi di scena del 3 ottobre. Il martedì sarà decisamente movimentato nel salotto rosa di Canale 5. Maria De Filippi tornerà in onda puntuale come sempre, alle 14.45, per parlare delle peripezie sentimentali dei protagonisti del Trono Classico e Over. A quanto pare oggi in puntata si tornerà a parlare di Manuela Carriero, che sarà spiazzata da una segnalazione. Ma non è tutto. A rendere incandescente il clima sarà anche Gemma Galgani che, con Maurizio, sarebbe andata molto avanti nella conoscenza, tanto da portare gli opinionisti a fare una proposta alla coppia. Spazio anche a Brando e Christian che avrebbero definitivamente archiviato il capitolo Beatriz, almeno per il momento. Puntata martedì 3 ottobre, anticipazioni, arriva una segnalazione su Carlo. Sarà Manuela Carriero molto probabilmente ad aprire la puntata di oggi di Uomini e Donne. A quanto pare infatti in studio arriverà una segnalazione che riguarderà proprio Carlo. Quello che verrà riportato però sarà talmente assurdo che nessuno ci crederà. La tronista però sarà intenzionata a togliersi ogni dubbio e sviscererà fino in fondo la questione, che durerà a lungo. Alla fine del confronto deciderà di ballare con il corteggiatore, chiudendo la questione. Al centro dell'attenzione oggi nel dating show di Canale 5, finiranno anche i protagonisti del segmento senior della trasmissione. Dopo aver parlato di Barbara De Santi e Alessio ieri, che hanno ricucito il loro rapporto suggellandolo con un bacio, oggi sarà la volta di Gemma Galgani. La dama, a quanto pare, avrebbe fatto dei passi avanti importanti con Maurizio e tra loro sarebbe scattato un bacio. Gemma Galgani e Maurizio pronti a darsi l'esclusiva? Novità importanti nel programma di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che in studio la dama di Torino racconterà che, con il suo nuovo spasimante, è finalmente scattato un bacio molto passionale. Ci sarebbe stato perciò un coinvolgimento fisico importante. Inutile dire che in studio saranno tutti molto sorpresi, e non mancheranno le battutine degli opinionisti. Tina Cipollari in particolare spingerà la settantenne a seguire il cavaliere a Livorno dopo la puntata. Sottolineerà infatti che ormai sono una coppia consolidata. Quel che è certo è che la dama di Torino non accetterà di conoscere nuovi cavalieri e di fatto darà l'esclusiva a Maurizio. Quest'ultimo farà la stessa cosa? Oggi in puntata potrebbero tornare protagonisti anche Christian e Brando, alle prese con nuove conoscenze. Non è escluso però che si continui a parlare anche della corteggiatrice contesa dai due. Vicina a lasciare il programma.